Allora, cercando di essere proprio sintetici, qualche giorno fa ho avuto una conversazione telefonica con un avvocato di Bologna che ha avuto, diciamo, a che dire, diciamola così, con la CTV perché l'aveva lasciato, tra virgolette, a terra, con la bicicletta a pedestrina. Praticamente ne abbiamo parlato, poi abbiamo dato il diritto di replica, eccetera. Durante quel colloquio telefonico che ho avuto con quell'avvocato, che anche se non condivido quasi niente di quello che diceva, però comunque mi sembra una persona assolutamente stimabile, non lo dico per piaggeria, lo penso veramente. E parlando di sprechi e di cose che secondo lui giustamente non stavano in piedi, ha fatto l'esempio del MOSE e del fatto che praticamente ci sarebbe potuta essere la soluzione Porto di Rotterdam che sarebbe costata meno, avrebbe funzionato meglio, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, siccome in quel periodo, voi sapete, se il mio profilo Andrea Comparato è scritto Andrea Comparato, ultimo dei Pirla, ok? Ribadisco perché ho tanti motivi per affermare pubblicamente una cosa del genere. Però, anche se sono l'ultimo dei Pirla, in quel periodo in cui è stato deciso di fare il MOSE, ricordo sempre, grazie a Berlusconi e grazie all'amministrazione di Fortunato Guarnieri di centro-sinistra, che ha deciso di prendersi in corpo i rischi di poter perdere le elezioni pur di fare una cosa valida per la città, ok? Quando c'è stato quel periodo, ci sono state commissioni, incontri, è stato perso un sacco di tempo. Questo è il vero costo del MOSE, non per la realizzazione, tutto il tempo che è stato perso, come tante altre opere. E praticamente ho avuto modo di parlare, ho assistito alle commissioni, ho fatto domande e parlando appunto della soluzione Porto di Rotterdam, i due motivi cardini per cui gli ingegneri del Magistrato delle Acque avevano scartato quella soluzione sono sostanzialmente due. I principali e sono quello che la soluzione Porto di Rotterdam prevede un cancello in pratica, in grosso modo un cancello enorme che si apre da una parte e dall'altra. E quindi, per quanto riguarda Chioggia e ovviamente le altre bocche di porto della laguna, andava a impattare una buona parte all'interno del sottomarina e una buona parte nell'oasi. Sono due oasi, tra l'altro, San Felice e quella di Caromà. Invece, col porto, la soluzione diciamo MOSE va diciamo a essere. È completamente celato e occupa meno spazio. Poi possiamo ragionare quando troviamo l'impatto, non l'impatto, ma casomai ci aggiorneremo, ne parleremo in maniera più approfondita in un altro video. Poi l'altro motivo principale è che per garantire il funzionamento del MOSE in qualsiasi condizione di tempo, bisogna che le onde che arrivano all'interno delle dighe non fossero più alte di 2 metri. Con la soluzione MOSE c'è quella lunata che già impedisce tanto la navigazione, sia per i pescherecci, la flotta dei pescherecci che entra e esce, sia anche per le navi. Ma se avessero preso, quando hanno preso in considerazione la soluzione Porto di Rotterdam, per fare in modo che le onde fossero inferiori ai 2 metri, praticamente avrebbero dovuto fare un prolungamento della diga di sottomarina che andava quasi a congiungersi con la diga di Caromà e quindi l'entrata del porto era molto molto più, si riduceva un mozzicone e quindi un grave problema per diciamo, la navigazione sia per il porto sia per i pescherecci sia per il diporto e tutto quanto. E questi sono stati i due motivi principali che è stata scartata per la soluzione MOSE. Parleremo in un altro momento di tangenti, di tutto quanto eccetera eccetera. Torniamo a bomba. Allora, nella percezione popolare purtroppo c'è che il MOSE è stata una fregatura di soldi, che sono stati disonesti, tutte queste cose qua. Ecco, non è così, non è vero. Allora, lasciamo stare le tangenti, che è una cosa assolutamente negativa, sbagliata, ma la realizzazione, gli ingegneri che hanno fatto il MOSE hanno preso in mano una situazione che non c'è stata da nessun'altra parte del mondo. E a oggi, vorrei ricordare, anche oggi è mercoledì 28 settembre. Anche oggi il nostro centro storico è salvaguardato dalle alte maree perché non abbiamo la quarta, grazie al Baby Mose. Anche oggi, ok? E ci salva dall'allagamento della piazza del Corso del Popolo, beh, a 50-60 volte l'anno. Tornando a bomba, sul Corriere del Veneto di oggi c'è questo articolo che dice che New York copia le dighe per difendersi, e cioè praticamente. C'è l'associazione degli ingegneri americani, sorvolo dal titolo inglese perché faccio da ridere quando parlo in inglese, dice che con 52 miliardi di dollari creerebbe un sistema di 12 porte lungo le bocche del principale baie e insenature del porto di New York per proteggersi dalle inondazioni causate da mareggiate anomale in caso di tempeste tropicali o uragani. Ecco,
Quindi in America non stanno prendendo la soluzione porto di Rotterdam, stanno prendendo la soluzione MOSE. Sarà la storia a dire se i nostri ingegneri italiani, il genio italiano, aveva le idee più chiare, ha concepito una infrastruttura molto più importante e molto più valida rispetto a quella, con tutto rispetto, degli ingegneri olandesi.